E con noi c'è Flavia Marzano, assessora alla Roma Semplice. Buonasera. Benvenuta. Buonasera a voi. Buonasera, buonasera. E dunque, insomma, è già iniziata la giornata mondiale di lotta alla violenza nei confronti delle donne, è vero? Domani ci sarà la giornata mondiale, ma il Comune di Roma ha già cominciato oggi. Il Comune di Roma ha già cominciato oggi, bravissimo, esattamente così, sì, perché purtroppo lo sapete, c'è stato un terribile omicidio di Sara di Pietrantonio. Come no? La studentessa che è stata trovata lo scorso maggio nei pressi della propria auto in fiamme sulla Magliana, e quindi oggi dalle 18 alla presenza della sindaca Villa Bonelli, che è la sede dell'undicesimo municipio, si è tinto di rosso e resterà rosso tutta la notte, proprio per ricordare questo, e non solo questo ma anche tutti gli altri femminicidi. Oh, e domani che succede? Beh, domani intanto è l'evento dell'ONU internazionale, sì, per l'eliminazione della violenza contro le donne. Domani mattina partecipo con tutte le mie colleghe assessore, compresa la sindaca ovviamente, all'incontro che sarà a Santa Maria in Tempolo, e ovviamente ci sarà anche la presidente della commissione capitolina delle elette, e parleremo anche di questo. Rimaniamo un attimo in argomento, perché mi ha colpito un articolo del Corriere della Sera, un aspetto di questo tema relativo alla violenza sulle donne. Muoiono tante donne uccise quasi sempre, molto spesso, da mariti, compagni, quantomeno nell'ambito familiare, ex compagni che non hanno accettato magari la fine di questo legame. L'ultimo accadimento proprio questa mattina, oggi, se non sbaglio. Sì. Tanti orfani che rimangono, perché doppi orfani, certo. Molto spesso accade che vengano uccisi addirittura le madri davanti alla testimonianza dei figli. Sì, come proprio oggi, un bambino di 3 anni. Una cosa tremenda, sì, effettivamente duplici orfani, perché chiaramente poi l'assassino si beccherà, speriamo, la punizione che merita, e quindi rimarrà anche senza il padre. Esatto, hanno il doppio dolore mostruoso da gestire, di la madre morta in un modo così orrendo, terribile, e di un padre che purtroppo ha fatto una cosa di dimensioni inaccettabili da un figlio, in realtà anche da un non figlio, sono veramente cose inaccettabili. Assolutamente inaccettabili. Allora dunque, assessora, nella sua competenza c'è quella di rendere, uso un termine magari non le piace, più smart, più smart. Si può dire? Ma, o è troppo renziano dire smart? Ma perché dice, la usa sempre lui. Allora, chiamiamole smart city. Ecco, vabbè, allora, e c'è, insomma, si va avanti sulla digitalizzazione. Ecco, in che modo, in che senso, con quali tempi? Allora, un po' di cose le abbiamo fatte, ovviamente si può sempre fare di più e sempre fare meglio. Una cosa che abbiamo fatto è una cosa che abbiamo chiamato Open ABC, dove Open A sta per Open Agenda. La mia agenda è online, la trovate online sulla pagina del comune, sapete dove sono e chi sto incontrando, perché ogni giorno io e il mio staff. Quindi trasparenza e capire chi sto incontrando e perché. Open B e Open Bilancio. I bilanci, forse lo sapete, sono già obbligatoriamente online per la legge sulla trasparenza, tutti gli enti pubblici li devono pubblicare, salvo che sono pubblicati in un formato che è comprensibile soltanto a un esperto di bilanci pubblici, e ai noi nel mondo non ce ne sono infiniti, e invece noi li abbiamo pubblicati grazie all'associazione Open Policy in un formato grafico, per cui chiunque vede il grafico e capisce degli ultimi 10 anni di bilanci, quindi non soltanto da qui in avanti ma anche negli 10 anni passati, quindi può fare un confronto tra le ultime 4 consigliature, vedere che cosa ha speso Alemanno su un capitolo di spesa, dove Marino ha speso di più o di meno, o Tronca o Veltroni, e da qui in avanti anche noi, quindi la Open Bilanci. In maniera grafica, quindi davvero comprensibile, perché sono degli infografiche, quindi comprensibili a chiunque. E OpenC e Open Code, il codice open source, quindi abbiamo fatto una delibera per far sì che con calma, con i tempi dovuti, ma l'indirizzo è segnato, la strada è segnata, la pubblica amministrazione romana si muova nell'ottica del software libero, quindi il software che ha altre caratteristiche rispetto al software proprietario.
Assessore, andiamo anche ad un prima di qualche domanda che magari va oltre anche il suo assessorato, c'è un progetto, credo che secondo me lei voglia, del quale voglia parlare, perché riguarda sempre l'ambito della digitalizzazione, ma parliamo anche di biblioteche, giusto? Sì, allora, questo è partito da un concetto, da un dato purtroppo, che un italiano su tre non è mai andato in internet. Significa che, parlando dei quasi 3 milioni di romani, ci sono circa 900.000 romani di qualunque età, attenzione, di qualunque genere, di qualunque estrazione sociale, che non è mai andata in internet. Noi forniamo servizi digitali, non possiamo escludere 900.000 persone, quindi quello che abbiamo fatto sono una cosa che abbiamo chiamato punti Roma Facile, sono dei punti sul territorio, i primi due saranno appunto, come dicevate voi, sulle due biblioteche, dei punti dove il cittadino che vuole fare un servizio, vuole scrivere il figlio a scuola e si fa online e lo vuole fare appunto, non ha gli strumenti per farlo, trova qualcuno che lo aiuta a farlo. Quindi questi saranno, cominciamo con due sulle biblioteche, poi saranno sui municipi, poi faremo un bando per trovare tutti gli altri posti possibili dove la gente vorrà offrire, le associazioni o quant'altro, offrire la loro disponibilità, anche fosse soltanto per un'ora a settimana, per garantire a tutti di poter accedere ai servizi online, fino a che poi diventeranno tutti digitali, ma per ora non è così. Andando un po' invece sul lavoro che state facendo come squadra, e andando anche oltre rispetto al lavoro specifico del suo assessorato, a che punto siete dal suo punto di vista? Perché questa mattina, se non sbaglio, Stefano è intervenuto proprio all'interno di un giorno speciale, De Vito, quindi sì, Marcello De Vito, e sicuramente sono passati più di cinque mesi da quando c'è quasi cinque mesi dall'insediamento della sindaca. Io mi sono insediata, noi come giunta, il 7 di luglio. Sì, infatti. Senti, quattro mesi e mezzo. Era andata un po'. Raggiungiamo oltre. L'accordo, sì. Raggiungiamo l'accordo. Fantastico, così che si passeggia. Va bene. Qual è la sensazione? A me sta simpatico perché è di spirito. Infatti.